parlare con me. Quale beneficio ne trarreste? Potrebbe persino essere pericoloso. È una faccenda per i vostri avvocati. Mrs. Johnson, quanto è accaduto è oltremodo inconcepibile. Avevate promesso di interrompere ogni rapporto con questa donna. No, Aldous Huxley non è un antisemita. Certo, i nazisti sbagliavano a odiare gli ebrei, ma il loro odio non era senza ragione. Solo non era una ragione reale. Era immaginaria. La ragione era la paura. Lasciamo da parte gli ebrei per un momento. Pensiamo a un'altra minoranza, una che possa passare inosservata se necessario. Faremo dei suoi sogni realtà, signorina. Il sogno era il suo, io cerco solo di realizzarlo. Ha fatto molto più che questo. Oh, scusate, mi avete sorpreso mentre faccio yoga. Pensavate di trovarmi nella posizione del cane? Io mi chiamo Mr. Peabody. E dal momento che trascorreremo un po' di tempo insieme, vorrei raccontarvi qualcosa di me. Vedete, sin da cucciolo era chiaro che io fossi diverso. Devo elencare gli ingredienti. Cheddar. Leo. Provolone. Mi chiedo, parlo. Asiago. Non mollare. Taleggio. Non so neanche che cos'è. Oh, mozzarella, ovviamente. Certo. Bisogna fonderlo. È un 3,5, sarà un 4,5 il prossimo anno. Passerà a 5,7. Che dimostri alla banca che ha ottenuto un profitto con il suo investimento. Per questo mi serviva altro tempo. Aspetti, posso mostrarlo? Mi dispiace, Django. Ci stiamo spostando verso il nero. La banca non può più aspettare ormai. Guardi e vedrà... Geronicus, ascoltami. O trovi i soldi che hai preso in prestito entro Natale. Mancano pochi giorni. Oppure mi mostri l'invenzione rivoluzionaria che mi hai promesso. Qualcosa di rivoluzionario? Oggi ti insegnerò come entrare in scena. Devi imparare il complimento. Compliment? Si cosa? Un complimento è un messaggio muto, un ordine al pubblico di stare attento. E dopo la performance, un complimento è anche un'offerta di gratitudine, un saluto. Ah, saluto. Ma... se questo numero si riferisce davvero a un conto in questa banca, allora dovrebbe essere stato aperto parecchio tempo fa. Quindi dovrò controllare i nostri archivi. E appena avrò fatto, la chiamerò. Hola, hola, hola! Avanti, avanti, avanti! Fatti sotto, fatti sotto! Lancia queste cieli di chiave! Oh, se ne va! Oh no, quella alla faccia! Bart, se mi cercano faccio un bagno nei popcorn. È una cosa che ho letto sulla rivista Men's Health in un sogno. Pa, posso farti una domanda? Come hai fatto a far restare con te una donna come mamma? Guardati allo specchio, è un miracolo imprevisto. Questa è l'unica ragione. Beh, anche perché le rendo la vita interessante. Si può sapere chi ha preso il microonde? Io, vedi? Se vuoi diventare un cappellaio degno della famiglia Alto Cilindro, devi essere sano, sobrio, disciplinato, ovvero tutto quello che non sei ora. Oh. Ho notato che tu piaci ai clienti. Ok, grande, cerco di essere gentile. Invece a me no, scopro sempre di più che non mi piaci. Ecco. La barba mi dà sui nervi, che male c'è a radersi? Sì, lo so, ecco, penso che... E non mi piace che fai sempre tardi, non mi piace come ti vesti. E peggio, mi sembra che consideri non alla tua altezza questo lavoro. Com'è possibile, Vanessa? Mia moglie. Il mio unico amore? La donna che mi ha inculcato la bellezza della monogamia? Era una utopa. Che delusione. Uè, un momento. Cioè vuol dire che sono di nuovo single? Oh, beh, falli! Diane, sei forte. Grazie. Ah, non tu, dicevo a Diane. Oh, grazie, caro. Dov'è il mio peanut butter? Ecco il cagnolino. No, volevo peanut butter. Oh, vuoi dire Bojack? Se avessi voluto Bojack, avrei detto Bojack. Come vedete, abbiamo un nuovo collega che si unisce a noi. Ciao. Nuovo collega? Dai, perché non ti presenti? Mi chiamo Marcos? Marcos Lightspeed. Marcos Lightspeed. Sì, è fresco, è pittoresco. Mi piace. In ogni caso, benvenuto, Marcos, nell'unità blu. La classe più avanzata. Qui l'aria è rarefatta. Respiri? Gestisci un fondo di quanto? Di 555 milioni? Tra 6 anni esatti,
saranno belli che andati. Per una scommessa. No. Nel secondo trimestre del 2007 scatteranno i tassi variabili e i default aumenteranno. Già, lo dici tu. Quanto possono ritirare gli investitori prima che accada, nei prossimi due trimestri? Immagina che vadano nel panico. 302 milioni. Mio Dio, Mike. Mi fece arrabbiare così tanto che andai dritto a comprare una Saab 9000 CS. Che avete un bel clima qui. Si chiama davvero Olivia? E con ciò. Olivia, eh? Per la forma della testa. Oh, vabbè, così lei è basso, si fa solo passare per basso. Posso vedere la mia camera ora? Oh, come se mi importasse. Lasci che le dia una mano, forse ha bisogno di un po' d'olio. Bella stanzetta. La galassia di Solana è la nostra casa e, come sapete, è in uno stato di crisi. Ai Ranger Galattici serve una nuova recluta che aiuti le indagini. Se siete dei dilettanti in cerca di avventura, presentatevi alla base spaziale e incontrerete me, il Capitano Quark. Sono fiero di annunciare che la mia iniziativa di integrazione mammifera ha portato alla promozione di una cadetta che si è distinta nel suo corso, diventando il primo agente coniglio di Zootropolis. Che cos'è questo? Che succede? Stavano volando molto vicini agli umani. Cosa? E tu chi sei? Non è una risposta appropriata, ti ho fatto una domanda. Da dove spunti fuori? Ho sentito anche altre storie sull'uomo con la maschera che aiuta le persone. Sei un tipo dalle molte sfaccettature. Non ho messo io le bombe ai russi. E non ho sparato ai poliziotti. Allora, cosa? Devo scrivere la tua versione? È una fortuna che non sia il cuore. Con il cuore non si ragiona facilmente. Ma con la testa si può provare. Fate ciò che dovete. Io consiglio di rimuovere tutta la magia, perfino il ricordo della magia, per sicurezza. Ma non vi crucciate. Lascerò il divertimento. Se la caverà. Ve l'ho detto mille volte, la foresta proibita è proibita! E voi mi parlate di mappe, di puffi misteriosi e del covo di Gargamella. Tutte cose senza senso e non capisco perché non possiate seguire delle semplici regole. Siete scappati mettendoci tutti in pericolo. Mi sembra che l'unico modo di tenervi al sicuro sia quando siete in castigo. Guardate un po' quante scatole lasciate abbandonate. È curioso, è peculiare. Ciò mi convince che il male sia un passo. Ma ho l'aspetto di sempre. Mi sento ancora me stesso. Ho perfino lo stesso odore di sempre. Sono sempre io. Oh, è magnifico, Dotti. Sei pronto, vivo? Ok, mettiamoci al lavoro. Ehi, gentile pubblico, lo show è per di qua, per di qua. Ehi, questo spettacolo è per voi e vi incanterà, per di qua. Voi radunatevi qui intorno a noi, vi presento lo strabiliante vivo. Perché la perizia ha stabilito che sotto la macchina di mio padre era stata innestata una bomba magnetica. Ma perché? Perché hanno fatto una cosa del genere?